Ragazzi, benvenuti in questo nuovo Italiano 96 senza occhiali, ma senza occhiali mai più, perché farò sempre video così. Parliamo di Scream 6. Scream 6, ragazzi, è stato un vero e proprio capolavoro. Era difficile fare un prodotto molto bello dopo l'ultimo Scream che è uscito nemmeno ad un anno e mezzo fa, e posso dire che mi ha divertito, mi ha soddisfatto e devo dire che la pellicola funziona. Come personaggi storici non abbiamo più Sydney, che si sente nominata, ma non la vediamo. Ma abbiamo praticamente Gail Walters, che è stato il fulcro insieme a Sydney degli episodi precedenti di Scream. Posso dire che Gail funziona come sempre, e vederla è sempre un tuffo nel passato. Ma Scream 6 funzionerebbe anche senza la presenza né di Sydney né di Gail, perché è Linus, naturalmente, che è morto nel capitolo precedente. Posso dire che il film funziona anche da solo, i membri del cast che abbiamo visto nell'ultimo Scream, come Jenna Ortega e Samantha Carpenter e Tara, funzionano veramente veramente tanto. Ma posso dire che anche la figura di Kirby, sempre vista nell'episodio 5, funziona anche lei. Però in questo caso non è più, diciamo, l'amica del sospettato di Ghostface, perché, come ben sapete, gli Seb, chi è la preda di Ghostface degli amici, e Kirby faceva parte del quinto come amica, ora è diventata praticamente capo dell'FBI. E devo dire che la sua figura funziona veramente, veramente, perché darà molto Samantha e Tara come Gale. Posso dire che il film, a differenza degli Scream precedenti, è uno Scream totalmente nuovo. È uno Scream dove scoprire l'assassino questa volta è stato veramente difficile, perché io pensavo che fosse un assassino che o non fosse morto, o fosse praticamente, oppure con Anus, oppure fossero degli antenati, oppure delle incarnazioni dei vecchi Ghostface che abbiamo intravisto negli episodi precedenti. Ma questo qui ha sempre un collegamento allo Scream di l'ultimo. Però possiamo dire che invece di due assassini, questa volta ce ne sono ben tre. Perché diciamo che sì, questo è un film horror, ma anche un film dove le scene ci sono anche un po' pesanti, però nulla di che. Posso dire che è anche un film molto molto, diciamo, come posso dirvi, mystery, thriller, perché, come abbiamo visto praticamente in questo film, l'assassino Ghostface sarebbe il padre di Richie e di Amber, ragazza di Richie, che abbiamo visto nell'ultimo film. E devo dire che la scelta di Ghostface è stata molto molto sensata, perché io pensavo che fosse Kirby, invece no, è il padre di Richie con tutta la famiglia, che in scena praticamente dell'omicidio della figlia, per far sì che non fosse lui il sospettato per Ghostface. Detto ciò, ragazzi, è un film che vi consiglio di recuperare assolutamente. Vi dico la verità: se dovessi vedere Scream 6 la rivedrei assolutamente, perché mi è piaciuto molto. E devo dire che, come posso dirvi, è un film che ha quasi tutto perfetto. Devo dire che non vedere i vecchi personaggi come Sydney e Linus manca, perché voi sapete che sono ancorato ai, diciamo, precedenti personaggi. Però devo dire che queste nuove leve sembrano promettere bene. Posso dire che il film dura 1 ora e 40, un'ora e 45, è molto molto godibile. È un film che si lascia vedere, è un film che ti incuriosisce anche, perché ti mette dei sospetti su chi possa essere Ghostface, però ti riesce sempre a depistare in ogni singolo momento del film. Però posso dire che è un film che a me è veramente, veramente piaciuto, un film che, se dovessi rivedere, rivedrei assolutamente. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere Scream 6, perché è già uscito da un bel po' e sono andato giovedì, e se avessi l'occasione sicuramente lo rivedrei senza nessun problema, senza nessun fatica, perché è un film che fa il suo, un film che non ha troppe aspettative, cioè ha delle aspettative che in parte rispetta. È comunque un film di una saga prestigiosa come Scream. E di Scream, ragazzi, sono sempre un po' affezionato, perché l'horror a me non piace. Però quello che in ogni film di Scream che ho voluto vedere, anche facendo la maratona prima di Scream 6, è proprio la capacità, cioè la curiosità di scoprire chi fosse l'assassino, e come ogni volta Sydney riesce a scappare, e perché l'assassino gli sta dando la caccia, perché ruota tutto intorno a lei. E anche i Ghostface che abbiamo intravisti nell'arco narrativo di tutti gli Scream, un po' è grazie a merito suo, perché hanno sempre dei collegamenti ben precisi. Naturalmente vi consiglio sempre di recuperare altri film precedenti, perché sennò è inutile andare a vedere l'ultimo, perché i collegamenti ci sono, e anche i modi, collegamenti, modi e riferimenti sono tantissimi, ma è giusto che sia, anche perché uno spettatore, un fan di una saga, deve sempre avere, come la Marvel, sempre avere un riferimento
godersi e per non, come posso dire, lasciare mai indietro il passato. Quindi detto ciò, ragazzi, Scream 6 è un film che mi è piaciuto, ve lo consiglio di andare a recuperare, e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Mi scuso se non ho caricato video in quasi una settimana, ma purtroppo non potevo, e ora siamo tornati senza occhiali e più carichi di prima. Noi ci vediamo in un prossimo video e, come dico sempre, vi voglio bene, voglio bene 3000. Da Iron Head 96, passo e chiudo, andatevi a recuperare Scream 6.